Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli gnocchi alla sorrentina. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per gli gnocchi, patate tagliate a cubetti, farina di tipo 00, uovo, sale, acqua e parmigiano grattugiato che è facoltativo. Per la salsa, salsa di pomodoro, zucchero, sale, pepe, basilico, olio evo, mozzarella tagliata a fette e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con le patate, chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Lasciare intiepidire 10 minuti e svuotare il boccale. Trascorso il tempo abbiamo svuotato il boccale. Adesso peseremo 50 g di farina. Aggiungere le patate. Chiudere con il coperchio, inserire la spatola ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 5 spatolando. Aggiungere il resto della farina, l'uovo, il sale e il parmigiano. Chiudere con il coperchio, posizionare la spatola ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 3 spatolando. Versare l'impasto in una spianatoia infarinata. Abbiamo infarinato anche la superficie, adesso formare una palla. Prepariamo adesso gli gnocchi. Tagliare un po' di pasta, formare un salsicciotto, e tagliare dei pezzetti da 2 cm ciascuno. E proseguire così per tutto il resto dell'impasto. Formare una pallina e passarla sui rebbi di una forchetta facendo una piccola pressione. Dopo aver preparato gli gnocchi, mettere da parte e preparare la salsa. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, mettere la salsa. Ed azionare il bimby per 20 minuti, 100 gradi, velocità 1.
Aggiungere lo zucchero, il sale, il pepe, il basilico e l'olio. E proseguire la cottura per 3 minuti, 100 gradi, velocità 1. Nel frattempo cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata e scolarli quando saliranno in superficie. La salsa è pronta, condire con metà della salsa gli gnocchi e il resto tenerlo da parte. Mettere un po' di salsa nella pirofila. E livellare bene. Mettere gli gnocchi. Mettere un altro po' di salsa sulla superficie. Mettere la mozzarella. Spolverizzare con il parmigiano grattugiato e cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 10-15 minuti. Gnocchi alla sorrentina. Grazie e alla prossima ricetta.